Benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento con Tutto Bene TV, la nostra puntata numero 370. Vi ricordo, come sempre in apertura, che tutte le precedenti puntate le potete trovare attraverso il nostro sito internet, tuttobenetv.it, dove trovate anche un po' tutta quella che è la nostra mission, e sul nostro canale YouTube, che ovviamente si chiama Tutto Bene TV, dove le trovate appunto anche divise per argomenti o in playlist, che dir si voglia. È tornata a trovarci, la ringraziamo, la dottoressa Sara Bernardi, farmacista e biologa nutrizionista, ben trovata, bentornata. Grazie, grazie mille. Qualche puntata fa, 3 o 4, non ricordo bene, abbiamo parlato appunto di obesità, in particolar modo infantile. Questa è una delle puntate che trovate appunto sul nostro canale YouTube attraverso il nostro sito internet. Oggi iniziamo invece in questo percorso all'incirca mensile a parlare di diete o regimi alimentari, così magari cerchiamo anche di capire questa differenza, e andremo a parlare proprio di dieta mediterranea, scoprendo nel profondo che cosa significa veramente. Io ho sempre fatto un po' di difficoltà a comprenderlo. Questa è l'occasione buona, farò più di una domanda. O forse ti metterò ancora più in difficoltà. Siamo pronti. Beh, la dieta mediterranea è la regina delle diete, la più famosa, la più conosciuta, la più studiata. Sulla dieta mediterranea ci sono migliaia di studi che sono stati eseguiti, e già dall'inizio del 1900 si sono iniziate a studiare le correlazioni tra le cosiddette patologie cronico-degenerative e l'alimentazione seguita dai vari soggetti. Quindi si è notato che persone che seguivano un certo tipo di alimentazione erano più o meno portate a sviluppare un certo tipo di patologie. Le patologie cronico-degenerative, ricordiamo che sono quelle patologie che si differenziano dalle patologie infettive, che sono date appunto da un agente, un batterio, un virus. Al contrario, le patologie cronico-degenerative sono quelle che derivano dallo stile di vita e quindi sono strettamente correlate al nostro stile di vita, in particolar modo all'alimentazione. Più o meno a metà del Novecento, circa nel 1945, questo medico epidemiologo Ansel Keys cominciò a studiare appunto la correlazione tra questo tipo di patologie e un certo tipo di alimentazione che veniva seguita proprio in quei paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Quindi lui sbarcò in Italia, però cominciò a studiare anche il tipo di alimentazione che veniva seguita in Grecia, in Spagna, nei paesi del Nord Africa, e comunque notò che effettivamente c'era una stretta correlazione tra le persone che seguivano questo tipo di dieta, che venne poi chiamata in futuro dieta mediterranea, erano meno soggette allo sviluppo di patologie neurodegenerative, in particolar modo patologie cardiovascolari, che sappiamo essere oggi la prima causa di morte nei paesi occidentali. Quindi da qui iniziarono una serie di studi sempre più approfonditi appunto su questo stile di vita, questo tipo di alimentazione che veniva seguita in questi paesi, che venne poi definita dieta mediterranea. Dieta mediterranea che l'UNESCO la istituì come patrimonio immateriale dell'umanità. L'ha riconosciuta, l'ha riconosciuta. Quindi ad oggi la sua importanza è data appunto anche da questo riconoscimento che gli è stato dato. Ok, teniamo conto allora di questo aspetto man mano che andremo a scoprire più nel dettaglio effettivamente a che cosa corrisponde questa definizione di dieta mediterranea. Questo cosa stiamo vedendo adesso? Stiamo vedendo la piramide alimentare, la classica piramide alimentare che tutti abbiamo visto almeno una volta nella vita, che ci indica come dovrebbe essere la nostra alimentazione ideale appunto secondo i requisiti della dieta mediterranea. Allora, alla base della piramide, anche se non si vedono, c'è una regolare attività fisica e un corretto consumo di acqua, quindi una idratazione ottimale,
1,5-2 litri d'acqua, dipende da soggetto a soggetto, comunque un'adeguata idratazione e una costante attività fisica, lo ripeto perché questo è uno di quei fattori che viene sempre dimenticato, si guarda sempre più l'alimentazione in sé, ma in realtà l'attività fisica è veramente fondamentale. Quindi andando a vedere questa piramide vediamo che alla base abbiamo cereali e tuberi che dovrebbero essere utilizzati e consumati ad ogni pasto, o cereali o tuberi. Frutta e verdura 5 porzioni al giorno, generalmente vengono consigliate 3 porzioni di verdura e 2 porzioni di frutta, impegnandosi a utilizzare frutta e verdura di stagione, quindi diciamo che le fragole a dicembre, come troviamo tante volte oggi nei supermercati, non sono indicate, e per sfruttare al meglio i vari componenti nutritivi che queste sostanze contengono. Poi andando avanti nella piramide vediamo i legumi, che dovrebbero essere consumati 3 o 4 volte alla settimana, che sono un'importante fonte di fibre ma anche di amidi, quindi hanno una effetto energetico ed hanno anche una buona sensazione di sazietà, oltre che andare a diminuire l'assorbimento di alcuni nutrienti come gli zuccheri semplici e i grassi a livello intestinale, quindi vanno a diminuire la glicemia, a diminuire il carico glicemico del pasto che stiamo facendo. Il pesce 4 volte alla settimana, quindi utilizzando del pesce bianco che comunque ha una bassa densità calorica, ma soprattutto del pesce azzurro che è ricco di omega 3, che sono degli importanti alleati del nostro sistema cardiovascolare. Poi troviamo il latte, lo yogurt, le uova, che vanno consumati, il latte e lo yogurt anche quotidianamente. Le uova vengono consigliate 2 volte alla settimana insieme ai formaggi, in realtà le uova si possono consumare anche un pochino di più. I condimenti sono da prediligere, è da prediligere l'olio extravergine d'oliva, perché sappiamo essere un olio molto ricco di antiossidanti, in particolare l'oleuropeina che è il principale antiossidante di quest'olio, quindi è veramente considerato quasi un nutraceutico. Nutraceutico vuol dire una sostanza che è fortemente attiva nel nostro organismo, è un'azione importante, azione antiossidante. Troviamo in cima alla piramide invece tutto ciò che sono i cibi confezionati, i dolci, gli alcolici, quindi che andrebbero consumati solo saltuariamente, ecco, al contrario di quello che viene fatto normalmente sulle nostre tavole. E quindi questa piramide la conosciamo tutti. Questa è, diciamo, un po' in qualche modo la fotografia, lo schema di quello che dovrebbe essere un modo di alimentarsi completo e salutare. Sì. Sì. Ma fra un po'. Però. Sì, ma va bene. Per ora teniamola qua, perché avrei diverse domande, ma probabilmente riusciamo poi a comprendere meglio durante lo svolgimento della nostra puntata. Allora andiamo anche alla slide successiva, ringraziando sempre naturalmente la nostra regia dedicata proprio a macro e micronutrienti. Sì, come dicevamo prima, dagli alimenti che abbiamo già visto nella piramide alimentare capiamo che comunque i carboidrati hanno una grandissima importanza. Una dieta mediterranea prevede una percentuale di carboidrati che si aggira tra il 50 e il 60%, quindi una concentrazione molto alta di questi macronutrienti. Per quanto riguarda le proteine invece siamo circa su un 15-20% del totale, non dimenticando mai le proteine di origine vegetale, quindi quelle che provengono dai legumi, e i grassi siamo intorno al 30%, un 30% da dividere in grassi saturi e grassi insaturi. Per quanto riguarda i grassi saturi, che sono quelli che possono darci più problematiche a livello cardiovascolare, si consiglia di stare sotto il 10%, quelli insaturi invece sono quelli che derivano
per esempio dagli omega 3, quindi da pesce grasso, semi, olio extravergine d'oliva, sono tutti quei grassi che invece possono essere molto utili al nostro organismo e quindi possono andare a favorire la nostra salute cardiovascolare. Troviamo una importante concentrazione, un'importante quantità di fibra, le linee guida consigliano un introito di fibra che dovrebbe essere intorno ai 25 grammi giornalieri, che comprendono sia fibra solubile che fibra insolubile. La fibra, come abbiamo visto prima, è molto importante per quanto riguarda la diminuzione del picco glicemico del sangue, ma anche importante per favorire la peristalsi intestinale, quindi migliorare la digestione, migliorare la salute intestinale. Migliora la salute intestinale anche perché la fibra agisce come prebiotico, vuol dire che va a nutrire il microbiota presente nel nostro intestino, quindi nel nostro intestino è presente una popolazione batterica veramente grande, sono presenti tantissimi batteri, questa fibra può andare a nutrire questa flora batterica, ma soprattutto può andare a selezionare un certo tipo di microrganismi rispetto ad altri, quindi favorendo la crescita dei microrganismi benefici e andando invece a bloccare la crescita dei microrganismi che possono essere potenzialmente patogeni. Quindi un buon apporto di fibra all'interno della nostra dieta è veramente fondamentale. Poi troviamo tutto ciò che riguarda i micronutrienti, quindi sali minerali, vitamine e una grande quantità di antiossidanti che, come dicevamo prima, sono presenti sia nella frutta che nella verdura. Per questo è importante variare il più possibile, utilizzare frutta e verdura di stagione e possibilmente che provenga da coltivazioni prossimali, quindi più vicino a noi è il prodotto, meno tempo ha di perdere le sue proprietà nutrizionali. Quindi gli antiossidanti possono andare ad agire veramente a un ampio livello nelle nostre cellule, può andare a migliorare veramente tantissime attività metaboliche, quindi è importante un corretto apporto di queste sostanze che vanno proprio a proteggere le nostre cellule. E la dieta mediterranea comporta anche un basso contenuto di sale, quindi sale, sappiamo, un eccesso di sale può provocare ipertensione. La dieta mediterranea prevede una quantità ridotta di sale. Allora, andiamo anche alla slide successiva. Eccoci qua, questa era una delle mie domande, infatti. Allora, vediamoli quali sono i vantaggi della dieta mediterranea tradizionale. Tradizionale, lo sottolineiamo. Lo sottolineiamo perché, come dicevo prima, la dieta tradizionale è una dieta che nasce nel 1900, nasce tanti anni fa, nasce quando i nostri nonni lavoravano nei campi tutto il giorno, quindi avevano un certo tipo di necessità. Sicuramente questo tipo di dieta era in grado di garantire un apporto adeguato di nutrienti, di antiossidanti, di vitamine, sali minerali, era in grado di favorire un buon controllo del peso. Chiaramente un po' di anni fa c'era il problema opposto, cioè tante volte c'erano delle carenze nutrizionali, quindi una dieta di questo tipo permetteva di non avere carenze nutrizionali e quindi di avere un adeguato peso, ma soprattutto ridurre il rischio di patologie cronico-degenerative. Abbiamo visto che una dieta non equilibrata, una dieta sbagliata, una dieta troppo ricca di nutrienti può portare a aumento di glicemia nel sangue. L'aumento della glicemia nel sangue porta a un aumento del rilascio di insulina da parte del pancreas, le cellule con il tempo diventano sempre meno sensibili all'insulina, quindi a un certo punto non fanno più entrare glucosio all'interno della propria cellula, quindi non utilizzano più il glucosio come fonte energetica, e questo glucosio, rimanendo in circolo,
porta a danni microvascolari e macrovascolari e porta a quella patologia endocrina che oggi è purtroppo una delle patologie più comuni che colpiscono più persone in Italia, che è il diabete di tipo 2. Diabete di tipo 2 che non si sviluppa in pochi giorni, si sviluppa dopo tanti anni di anomalie, quindi non dobbiamo pensare che mangiando male per una settimana o per due settimane o per un mese corriamo il rischio di sviluppare il diabete, ma abitudini sbagliate nel tempo, anche dopo 20 anni, comunque ci portano inesorabilmente a prendere quella strada. Diabete di tipo 2, una volta diagnosticato, rimane, non si cura, è una patologia che non si cura, si riesce a contenere attraverso l'utilizzo prima di farmaci, ci sono tanti farmaci che ci aiutano in questo senso. Quando poi non si può più tenere sotto controllo con l'utilizzo di farmaci ipoglicemizzanti, purtroppo si deve passare all'insulina. E questa è una cosa che sta succedendo sempre in maniera maggiore, sempre per un certo numero, per un numero maggiore di persone in Italia. Come facciamo collimare quel 55-60% di carboidrati con il nostro attuale stile di vita? Questo è il problema principale. Della dieta mediterranea. Della dieta mediterranea. Basta vedere una cartina che ci mostra l'incidenza di obesità nei paesi europei o anche nel mondo e vediamo che i paesi che si affacciano sull'area mediterranea sono quelli che hanno una percentuale di soggetti obesi maggiore. Quindi vediamo il nostro Sud Italia, vediamo la Spagna, vediamo la Grecia, vediamo tante nazioni del Nord Africa e purtroppo l'incidenza di obesità è elevatissima perché, adesso magari nell'ultima slide vediamo un po' di spunti di riflessione, quella che noi facciamo è una dieta mediterranea, si pensa che in Italia si segue la dieta mediterranea solo perché è nata qui. In realtà, punto per punto, riusciamo a smontare tutti i capisaldi della dieta mediterranea che dovrebbero essere, ma in realtà non sono. Quindi vediamo alimenti naturali e poco elaborati. Noi oggi andiamo al supermercato, prendiamo tutto in scatola, prendiamo tutto confezionato, prendiamo il cibo che proviene dalle più strane parti del mondo e non acquistiamo prodotti che derivano dalle coltivazioni o degli allevamenti che sono dietro casa nostra. I carboidrati, la dieta mediterranea prevede un'alta percentuale di carboidrati, è vero, ma parliamo di carboidrati non raffinati, non parliamo di farine bianche, certo, ultra raffinate. Quindi anche qui, e poi per quanto riguarda la quantità di carboidrati, è vero, la dieta mediterranea ci dà un 50-60%, ma ci dà un 50-60% per persone che lavoravano nei campi, per persone, certo, che uscivano la mattina e facevano attività motoria per 10 ore. Noi per fare 200 metri prendiamo la macchina e quindi è impossibile che una quantità di carboidrati tale possa essere adatto alla nostra vita dei giorni d'oggi. Quindi i problemi principali sono questi. Poi magari vediamo anche, allora, la stagionalità degli alimenti, la prevalenza di grassi insaturi, dolci e grassi da consumarsi saltuariamente. Cioè noi oggi ci sentiamo bene quando un giorno per puro caso mangiamo sano, diciamo, oh, oggi ho fatto la dieta, no, quello dovrebbe essere la quotidianità. Invece nel nostro caso invece che mangiare un dolce una volta ogni tanto, mangiamo sano una volta ogni tanto. Il problema è questo. Il problema non è la dieta mediterranea, perché la dieta mediterranea avrebbe dei valori, dei principi stupendi, fantastici, ma oggi non è attuabile. Non è più adeguata al nostro stile di vita. Tra l'altro, proprio l'altro giorno mi sono imbattuto in due studi, sì, che concordi indicavano il fatto che ad oggi non vale più dire dopo una certa età il metabolismo rallenta, il metabolismo
non rallenta fino a 60 anni, questo almeno dicevano quegli studi, poi comincia dopo i 60 anni, è proprio lo stile di vita che si è molto modificato, che ci rende sostanzialmente quasi immobili 7 giorni a settimana o giù di lì. Quindi questo cambia moltissimo e quindi cambia anche in qualche modo proprio i nostri corpi e il nostro stato di salute. Ad oggi quella dieta mediterranea dove potremmo in un qualche modo modificarla, facendola diventare, così è poco più di un gioco, da tradizionale a contemporanea? Dove dovremmo mettere le mani? Dovremmo mettere più punti. Le mani, ce ne sarebbero veramente tanti. Allora, innanzitutto andare ad agire nei punti più facili, cioè dove possiamo arrivare più facilmente. Come dicevo prima, andare a prendere le fragole a dicembre non ha senso, quindi cerchiamo di seguire la stagionalità dei prodotti, cerchiamo di andare al supermercato e informarci in questo periodo che cosa c'è di stagione. Quindi vado al supermercato e compro quello, cercare di variare le fonti di frutta e verdura durante la settimana, cercare di utilizzare dei cereali integrali piuttosto che raffinati, cercare di aumentare il consumo di pesce azzurro, per andare a dare un aiuto al nostro sistema cardiovascolare, quindi magari pesce azzurro anche 3 volte a settimana, cercare di diminuire le porzioni, mangiare lentamente, non riempire il piatto perché l'occhio in quel momento ha fame, riempire piano piano, fare dei piatti un po' più piccoli, magari concentrarsi sul piatto unico. Abbiamo visto che l'Università di Harvard ci ha dato uno schema, il piatto del mangiar sano di Harvard, cioè dividere il piatto, metà piatto dovrebbe essere costituito da verdura, poi l'altra metà divisa in quarti, un quarto proteine e un quarto grassi. Ecco, pensare a fare un piatto unico e fare tanta attività fisica, cioè cercare di muoversi il più possibile. Soprattutto questo, e devo dire che questo è ciò che si vede sempre meno tra gli adulti, ma anche ai noi, proprio tra i bambini, insomma, chi magari è più adulto nell'età ricorderà quanti bambini giocavano nei parchi anche solamente un paio di decenni fa, per non andare ancora più indietro nel tempo, e quanto invece oggi questo non accade. Quindi alimentazione da una parte, stile di vita appunto dall'altra, naturalmente devono essere coordinate l'una sull'altra nei tempi, in particolar modo che stiamo vivendo. Grazie molto allora dottoressa Sara Bernardi, farmacista e biologa nutrizionista, grazie molte. Noi proseguiremo anche tra qualche settimana con un'altra puntata, possiamo anche dirlo, dedicata proprio alla dieta chetogenica, così intanto stimoliamo anche la curiosità dei nostri amici spettatori. Vi ricordo ancora una volta il nostro sito internet, tuttobenetv.it. Grazie per averci seguito, l'appuntamento come sempre alla prossima settimana.